organista, pianista e compositore, Matteo Addabbo è uno tra i migliori emondisti italiani. Ad Arezzo, sul palco dell'Arena Eden, per l'ultimo appuntamento dell'Arezzo Smart Festival, l'organ trio, guidato dall'organista senese assieme ad Andrea Bucciarelli alla chitarra e Simone Brigli alla batteria. Sicuramente uno degli emondisti più riconoscibili in Italia, un esponente, diciamo, di questo strumento molto particolare, molto affascinante, che ha un suo ruolo anche nella musica jazz, oltre che nel blues e nel rock, ovviamente. Però diciamo che nel jazz si è ritagliato un suo spazio. E Matteo è sicuramente uno degli esponenti più importanti che abbiamo. Matteo Addabbo ad Arezzo ha presentato in esclusiva il suo ultimo disco, L'asino che vola, una raccolta di brani che è composto tra il 2019 e il 2022, riconducibili agli stili del jazz più attuale. Diciamo che è uno strumento orchestrale, nel senso che è come dover gestire una vera orchestra, una vera e propria orchestra, perché è dotato di tanti registri e quindi puoi ottenere una gamma timbrica e dinamica estrema, molto ampia.